momento che molti negli ultimi tempi mi avete chiesto aggiornamenti sulla mia reazione allergica quando ho rischiato di morire, ho appena pubblicato un video in cui vi dico qual è la situazione adesso. Per cui fate swipe up, è un mezzo vlog, mezzo video spiegazione. Ci può essere solo una ragazza con i capelli rossi e neri e quella sono io! Ciao ragazzi, vi ricordo che avete soltanto più 24 ore per acquistare i prodotti pure lei scontati. Questo è il mio codice sconto, Best Off Eleonora, e avrete il 20% di sconto su tutti quanti i prodotti. Quindi affrettatevi perché rimangono soltanto 24 ore. Fatemi sapere che cosa prenderete. E niente, vi mando un bacione. Ditemi anche quali sono i vostri prodotti preferiti. Per esempio questa collanina è proprio deliziosa. E anche questa qua, mi piace tutto. Ciao ragazzi, faccio queste brevi storie prima che qualcuno inizi a chiedermelo. Allora, io seguo sempre tutte quante le mie fanpage, infatti non appena mi rendo conto che c'è qualcuno di nuovo che mi segue, che si appassiona ai miei video, che mi fa degli editing, lo seguo molto volentieri, rispondo ai direct, magari non spessissimo, però cerco prima o poi di farlo, di mettere mi piace a tutte quante le foto in cui vengo taggata. Se andate nei miei tag, io metto mi piace veramente a tutto quanto quello che mi viene dedicato perché apprezzo il vostro lavoro. Però magari a volte mi capita di smettere di seguire alcune persone semplicemente perché da che erano delle mie fanpage non lo sono più e sono diventate le fanpage di qualcun altro. Allora io da lì smetto di seguirle non per cattiveria o per qualcosa del genere, ma semplicemente perché non sono più interessata, cioè nel senso non sono più degli edit dedicati a me, allora a me non interessa vedere degli edit dedicati a un'altra persona. Più che altro c'è gente magari che si sente... Prossima storia. Ma tutto questo senza rancore, anzi, vedo alcune poi che mi scrivono che si sentono offese e dicono perché non mi segui più. Quando magari la prima a dover essere offesa potrei essere io, anche se sono una persona adulta, quindi non mi offendo, però magari dico, ma come? Ti ho sempre risposto ai direct, abbiamo sempre chiacchierato come se fossimo amiche, ti ho aiutato magari per alcuni problemi che avevi a scuola, eccetera. Poi ti ho sempre commentato gli edit, li ho anche postati a fine dei miei video e tu da un momento all'altro decidi che non ti piaccio più, fai la fanpage a qualcun altro che non ti ha mai commentato nulla, non ti segue neanche e dico allora perché devo essere io a seguire questa fanpage se neanche la persona a cui hai dedicato la fanpage ti segue, cioè io non c'entro più nulla, non ti devi offendere con me, piuttosto offenditi con questa persona che non riconosce il tuo lavoro. Però io mi limito ad apprezzare ciò che è dedicato a me, non qualcosa che è dedicato a qualcun altro che non è più dedicato a me. Ehi, comunque, se non hai ancora acquistato le mie felpe, cosa aspetti? Fai swipe up! Vendo anche mascherine, maglie e zaini. Ciao ragazzi, oggi vi dobbiamo raccontare una storia triste, epica, finita male. Finita bene, dai. Allora, noi oggi volevamo festeggiare il nostro anniversario, un po' in ritardo, e volevamo andare delle terme fuori dal Piemonte, in Lombardia. E visto che c'eravamo, volevamo fare anche la giornata a Gardaland. Fatto sta che stamattina il finestrino decide di rompersi e oggi decide anche di piovere, quindi non puoi lasciare la macchina con l'acqua che te ne entra dentro. Quindi abbiamo dovuto annullare tutto quanto all'ultimo secondo, tra l'altro, con paura di non poterlo fare, ma abbiamo annullato a causa di un finestrino, stupido finestrino. Quindi dannazione, oggi riusciremo comunque a festeggiare il nostro anniversario e lo rifesteggeremo come volevamo. E niente, seguiteci in questa nostra pazza giornata in cui cerchiamo di sistemare i nostri appuntamenti. Yes.